Siamo all'interrogazione 1-3-24-28 dei deputati Baldino ed altri concernenti iniziative di competenza anche di carattere normativo volte ad assicurare un efficace sistema di tracciabilità delle armi, in particolare attraverso l'attivazione di un'anagrafe digitale aggiornata in tempo reale. La deputata Tripodi ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmataria. Un minuto, grazie. Sì, grazie Presidente. Un mese e mezzo fa circa nel comune di Ardea si è consumata una tragedia che ha sconvolto l'intera comunità e dove hanno perso la vita due bambini e un uomo. E da quanto si è appreso, l'uomo che ha sparato aveva in dotazione una beretta che apparteneva al padre, un ex vigilante, defunto lo scorso autunno. E dalla morte del padre quindi non c'è stata nessuna denuncia dell'arma e questo drammatico evento ci ha portato a fare una serie di riflessioni e una di queste è sicuramente la questione che riguarda la tracciabilità delle armi. Noi siamo convinti che della necessità di attuare immediatamente la normativa che riguarda questa materia, che appunto da tempo si aspetta l'attuazione. E con questa interrogazione intendiamo chiedere alla Ministra in quali tempi intende adottare iniziative per tracciare gli armamenti mediante l'attivazione di un'anagrafe digitale aggiornata in tempo reale con un sistema di allerta informatico in grado di segnalare scadenze ed eventuali anomalie. Grazie. Grazie. La Ministra dell'Interno Luciana Lamorgese ha facoltà di rispondere. Prego. Signor Presidente, onorevoli deputati, l'onorevole interrogante traendo spunto da alcuni fatti di cronaca pone l'attenzione sul regime normativo concernente la detenzione delle armi. Vorrei innanzitutto precisare che il numero delle licenze di porto d'armi per uso sportivo è rimasto negli ultimi 3 anni sostanzialmente stabile, con una tendenza verso un leggero decremento pari a meno 0,45%. Le autorità provinciali di pubblica sicurezza, prefetti e questori esercitano un costante controllo sui soggetti che detengono le armi o sono titolari di licenza che ne autorizzano il porto, anche valutando sulla base delle segnalazioni degli organi di polizia circostanze e comportamenti sintomatici della non totale affidabilità dell'interessato quanto alla capacità di fare un uso corretto delle armi. Per offrire una dimensione dell'impegno profuso, ricordo che nel 2020 le prefetture hanno adottato 6.729 divieti di detenzione delle armi, ai sensi dell'articolo 39 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e sono state 337 le confische irrogate nei riguardi di soggetti che a seguito del divieto non avevano alienato le armi nel termine di legge. Va detto che le informative fornite dagli organi di polizia e prefetti per l'esercizio del potere di divieto valorizzano anche le risultanze del CED Interforze, il quale è attualmente dotato di applicativi che individuano i soggetti che hanno presentato denuncia di detenzione delle armi, rappresentando un prezioso ausilio nei controlli affidati ai prefetti. Resta sicuramente una priorità realizzare una piattaforma digitale che consenta di seguire l'intero ciclo di vita di ogni arma, dal momento della sua fabbricazione o immissione nel mercato nazionale fino alla sua distruzione, venendo a ricomprendere anche i dati relativi alle transazioni effettuate tra operatori economici del settore. A questo più specifico obiettivo mira l'articolo 11 del decreto legislativo 104 del 2018, che ha previsto l'istituzione di un sistema informatico di tracciamento delle armi e delle munizioni presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Il regolamento attuativo è stato già condiviso sul piano tecnico tra tutte le forze di polizia ed è stato oggetto anche di confronto con gli operatori economici del settore. Il relativo iter di adozione si concluderà più presto con l'acquisizione dei prescritti concerti ministeriali. Certamente la realizzazione di un sistema interamente digitale di tracciamento delle armi rappresenterà un significativo salto di qualità riguardo alle esigenze di superare i trasferimenti di dati che avvengono ancora in modalità cartacea e di evitare dispersioni informative, migliorando la capacità di prevenzione di fatti delittuosi commessi con l'uso delle armi. Passiamo all'interrogazione numero 3-24-29 del deputato Maggi concernente iniziative di competenza volte a limitare gli effetti maggiormente penalizzanti derivanti dalle sanzioni amministrative previste all'articolo 75 del testo unico sugli stupefacenti in relazione all'uso personale. Il deputato Maggi ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Un minuto, prego. Grazie Presidente. Pongo al Governo il tema della detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale, che nel nostro ordinamento non ha rilevanza penale, ma può essere
sanzionato appunto con delle sanzioni molto pesanti che vanno dalla sospensione della patente e del passaporto fino al divieto di conseguirli. I dati raccolti dal 12° libro bianco sulle droghe ci parla di una media di 40.000 segnalazioni l'anno che portano a 15.000, una media di 15.000 sanzioni combinate. Il 75% di queste riguardano il consumo di cannabis e persone molto giovani o giovanissime, ma soprattutto si registra una totale discrezionalità delle prefetture nell'intervenire sia su base territoriale con grandi differenze da provincia a provincia, sia con applicazioni di sanzioni al buio, cioè senza aver effettuato neanche il colloquio che sarebbe pure possibile effettuare con la persona interessata. Insomma, delle sanzioni che risultano avere un senso meramente afflittivo nei confronti di persone che non hanno commesso reati o che comunque non hanno leso altri cittadini. Siamo a chiedere quindi se il Ministro, nelle more di una revisione più organica della normativa sugli stupefacenti, non intenda impartire alle prefetture delle indicazioni in modo da agire riducendo gli effetti afflittivi sui cittadini. Grazie. La Ministra dell'Interno, Lamorgese, ha facoltà di rispondere. Prego. L'onorevole interrogante pone l'attenzione sul funzionamento del sistema sanzionatorio amministrativo previsto dal DPR 309 del 1990, che è il testo unico in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope, alimentando un eccesso degli strumenti sanzionatori rispetto a quelli di natura preventiva. Ricordo preliminarmente che l'attività in materia è affidata ai nuclei operativi tossicodipendenze NOT presso le prefetture, nel cui ambito operano, oltre al personale amministrativo, esperti con la qualifica di assistenti sociali. Le persone segnalate al NOT per uso personale di sostanze stupefacenti vengono convocate per un colloquio con gli assistenti sociali, nel quale sono fornite informazioni sul procedimento e sulle conseguenze amministrative a cui va incontro il soggetto segnalato, secondo un approccio orientato alla tutela del soggetto fragile. Durante il colloquio viene valutata la possibilità di seguire un programma terapeutico, educativo, informativo o socio-riabilitativo in collaborazione con i servizi territoriali competenti. Va ricordato che il procedimento amministrativo a cura del prefetto, pur caratterizzato da discrezionalità, è strettamente ancorato ad una valutazione dei presupposti rilevanti affinché l'eventuale applicazione della misura sia adeguata e calibrata al caso specifico e rispondente al primario interesse pubblico. A seguito dell'emergenza sanitaria in atto nel corso del 2020, le attività riferite ai colloqui sono state per lo più sospese e rinviate, sebbene si sia proceduto allo svolgimento del colloquio per un numero di casi comunque significativo, pari al 47% delle segnalazioni. Sotto il profilo numerico e guardando i dati aggregati a livello nazionale, nel 2020 i nuclei hanno sostenuto oltre 15.000 colloqui, il 68% dei quali si è concluso con l'invito formale del prefetto all'interessato a non fare più uso di sostanze stupefacenti, essendo previsto tale esito per i casi di particolare tenuità o di prima segnalazione. Nel 31% dei casi sono state emesse sanzioni amministrative di durata variabile in base alla sostanza stupefacente o all'esistenza di precedenti segnalazioni. Nell'1% dei casi si è proceduto con l'invito ad effettuare un programma terapeutico socio-riabilitativo presso i servizi socio-assistenziali. Vorrei precisare infine che sono in atto specifiche iniziative per garantire l'integrazione di personale specializzato presso i NOT mediante apposite intese con le aziende sanitarie locali per l'impiego di assistenti sociali. Siamo all'interrogazione numero 32430 dei deputati Fregolent ed altri concernenti iniziative a fronte della recrudescenza di violenze e disordini connessi ai lavori per l'alta velocità nella Val di Susa. Il deputato Nobili ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario. Un minuto, prego. Sì, grazie Presidente. Ministra, come sa, nelle ultime settimane in Val di Susa c'è stata una forte recrudescenza di episodi di violenza, con un ritorno di attacchi notturni ai lavoratori e alle forze dell'ordine
riguardo le manifestazioni dei cosiddetti no-TAV, lanci di petardo, fuochi d'artificio, sassi, tentativi di recidere le reti di protezione del cantiere, tutte occasioni che mettono a repentaglio sia il lavoro di tanti che svolgono la propria attività in quel cantiere, delle persone che 24 ore su 24 ne garantiscono la sicurezza, mettono a repentaglio i tempi di realizzazione di un'opera strategica per il nostro Paese e anche gli investimenti che tutta la comunità nazionale e l'Europa sta facendo per poterla realizzare. In questo senso le chiedo quali iniziative il Governo intende assumere di fronte a questo riacutizzarsi di scontri e di attacchi e di violenze verso il cantiere e verso chi ci lavora, e anche se nelle iniziative che il Governo intende assumere non c'è e non sarebbe opportuno anche includere le aree della realizzazione del tunnel di base e quella di realizzazione delle interferenze nelle aree nei siti di interesse strategico nazionale, al tal fine di poter consentire rapidamente il proseguo dei lavori. Grazie. E tutelare meglio chi ci lavora e chi garantisce la sicurezza. Grazie. La Ministra dell'Interno Lamorgese ha facoltà di rispondere, prego. L'onorevole interrogante fa riferimento ai recenti episodi di protesta del movimento NoTav nel Val Susa, chiedendo iniziative a garanzia della realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione e dei profili di sicurezza pubblica connessa a tale opera strategica. In effetti, sin dal suo insediamento nel 2011, il cantiere di Chiomonte è stato oggetto di ricorrenti iniziative di contestazione, nonché di frequenti azioni di disturbo promosse dal movimento antagonista locale, in alcuni casi sfociate in episodi delittuosi in danno delle strutture del sito. Nell'intento di assicurare la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, come anche la protezione delle maestranze impegnate nei lavori, il prefetto di Torino ha fatto sistematico ricorso ad ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, contenente interdizioni al passaggio in alcune aree intorno al cantiere. Più specificamente, sul piano dei dispositivi di controllo e vigilanza delle aree di cantiere di Chiomonte, attualmente la Questura di Torino dispone di un rinforzo continuativo di 180 unità giornaliere dei reparti inquadrati. Al dispositivo concorrono anche 266 militari delle Forze Armate dell'Operazione Strade Sicure. Presso il sito di San Didero, invece, è operativo un rinforzo continuativo assicurato tramite l'impiego di 120 unità delle forze di polizia. Alle attività di vigilanza si affianca anche un contingente di 50 militari dell'operazione Strade Sicure. Desidero precisare che tale imponente dispositivo di sicurezza viene ulteriormente rafforzato in occasione di specifiche iniziative di protesta. Per fornire un ulteriore dato significativo dell'impegno profuso, dal 1 al 27 luglio corrente sono state assegnate complessivamente alla sede di Torino per queste esigenze 9.356 unità di rinforzo. Segnalo che in relazione ai più recenti episodi di contestazione violenta, nel corso dei quali si sono verificati danneggiamento a strutture di cantiere o lanci di pietre, artifici pirotecnici e altro all'indirizzo delle forze di polizia, sono in corso degli approfondimenti investigativi per addivenire all'identificazione dei responsabili. Rappresento anche che dall'inizio dell'anno le forze di polizia hanno deferito all'autorità giudiziaria 63 attivisti per illeciti commessi in occasione delle proteste NoTav. Le iniziative di contestazione sono pertanto seguite con la massima attenzione e con un notevole dispiegamento di operatori di polizia anche con riguardo ai territori di quei comuni per ora non ricompresi nel perimetro delle aree dichiarate di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 19 della legge 183 del 2011. Grazie. Passiamo all'interrogazione numero 32431 dei deputati Molinari ed altri, concernente iniziative volte a contrastare gli sbarchi di migranti anche al fine del contenimento del contagio da Covid-19. La deputata Ravetta ha facoltà di illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmataria. Un minuto. Ministro, stando al cruscotto statistico del Ministero dell'Interno, dati aggiornati al 26 luglio 2021, la comparazione dei migranti sbarcati negli anni 2019, 2020, 2021 mostra che gli arrivi dell'ultimo anno sono sensibilmente aumentati, segnatamente nel 2021 27.469 migranti a fronte dei 12.071 del 2020 e i soli 3.006 del 2019. Pochi giorni fa sono approdati a Lampedusa 215 migranti e ricordiamo che solo tra il 21
il 24 luglio avevamo già 1.400 migranti sbarcati a Lampedusa. A Milo, a Trapani, sono sbarcati pochi giorni fa 250 migranti e poi si è accertato che molti di essi avevano dei precedenti penali o addirittura a carico già dell'espulsione. Ma è la variante Delta che ci preoccupa, Ministro, perché in un approdo del 15 giugno scorso 10 migranti provenienti dal Bangladesh sono risultati positivi all'incrocio tra l'indiano e l'inglese e dei 300 migranti sbarcati a Lampedusa e poi trasferiti a Taranto, oltre 30 minorenni erano risultati positivi, contagiando anche, lui lo sa, due poliziotti e facendone mettere in quarantena altri 10. Ministro, noi siamo a chiederle come potrà conciliare la sicurezza dei cittadini italiani, i sacrifici delle comunità dei cittadini italiani, la sicurezza delle forze dell'ordine e la sicurezza sanitaria del Paese con una politica dei porti aperti e dei ponti d'oro alle ONG. La Ministra dell'Interno Lamorgese ha facoltà di rispondere. Prego. Preciso che dall'inizio della pandemia tutti i migranti giunti sul territorio nazionale prima del loro inserimento nel circuito dell'accoglienza sono sottoposti a rigidi protocolli sanitari finalizzati al contenimento del contagio. Tali protocolli prevedono l'effettuazione di un tampone all'atto dell'identificazione, del fotosegnalamento, lo svolgimento del periodo di quarantena a bordo di navi appositamente noleggiate, nonché all'esito della quarantena un ulteriore tampone di controllo prima dell'avvio del migrante nelle strutture di accoglienza o nei centri per il rimpatrio. Le navi quarantena, sulle quali opera in virtù di un'apposita convenzione personale della Croce Rossa, destinate a ospitare i nuclei familiari e stranieri adulti, è garantita sulle navi la separazione dei migranti risultati positivi al Covid da quelli il cui tampone ha dato invece esito negativo. I minori stranieri non accompagnati trascorrono invece il periodo di quarantena su apposite strutture individuate sul territorio ed è rilevante rammentare come grazie ad uno specifico accordo di collaborazione con Save the Children venga loro assicurata un'adeguata assistenza e protezione in conformità alle misure prescritte per i soggetti vulnerabili. Questa occasione mi consente anche di precisare come l'attività di sorveglianza sanitaria sui migranti venga svolta sulla base delle misure prescritte dal protocollo operativo per la gestione dei migranti in arrivo via mare predisposto dalle competenti articolazioni del Ministero della Salute, nonché sulla base delle indicazioni che lo stesso Dicastero ha diramato per il tramite dell'Istituto Nazionale per la Promozione della Salute delle Popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie e della povertà. È importante sottolineare come per tutti i migranti risultati positivi al Covid, le prefetture adottino d'intesa con le ASL le misure necessarie in ottemperanza alle vigenti disposizioni normative. Con riguardo poi ai due poliziotti del quindicesimo reparto mobile di Taranto, risultati positivi al Covid-19 a cui fanno riferimento gli interroganti, dall'esito effettuato dall'ufficio sanitario provinciale di quel reparto è emerso che allo stato degli atti non risulta possibile determinare alcuna correlazione tra la presenza di ospiti positivi e il contagio registrati. In particolare, dalle relazioni prodotte dai dipendenti e dagli approfondimenti effettuati, non risulta che i due operatori abbiano avuto contatti diretti o occasionali con alcuni dei migranti ospiti nel centro della città pugliese. Quanto agli altri 10 operatori di polizia, sempre citati dagli interroganti, al termine della quarantena sono stati sottoposti a tampone che ha dato esito negativo. Ritengo opportuno precisare che il personale che svolge attività di vigilanza, oltre a essere posizionato ad adeguata distanza dalla zona residenziale che accoglie i migranti, è munito di dispositivi di protezione individuale da indossare in caso di necessità, come da disposizioni della Direzione Centrale di Sanità. Nella piena consapevolezza che le misure anti-Covid debbano rivolgersi anche al contenimento del rischio nei centri di accoglienza destinati ai migranti, ma anche presso le strutture territoriali, sono state realizzate rapide procedure appositi locali destinati agli stranieri risultati positivi durante la permanenza. Infine, per rafforzare la capacità di risposta rispetto ai rischi pandemici, ho istituito nel mese di settembre 2020 una task force interministeriale con il compito di individuare particolari criticità igienico-sanitarie nelle 10 strutture di accoglienza ubicate in Sicilia. All'esito dei diversi sopralluoghi effettuati sono state adottate tutte le misure e gli interventi del caso, anche con la collaborazione dei prefetti territorialmente competenti.
Grazie. Passiamo all'interrogazione numero 32432 dei deputati Lollobrigida ed altri concernente misure in ordine al contrasto dei flussi migratori irregolari nel periodo estivo, con particolare riferimento alle iniziative di competenza volte a bloccare le partenze verso le coste italiane. Il deputato Russo ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario. Un minuto. Presidente, i dati della Guardia Costiera evidenziano che nel 2016, a fronte di oltre 181.000 partenze di migranti registrate, si sono avute più di 4.000 morti nel Mediterraneo centrale, mentre nel 2021 le partenze sono state circa 18.000 e di morti in mare 675. Quindi il dato totale delle morti in mare diminuisce al diminuire delle partenze e questi numeri ci fanno riflettere sulla disumanità dell'apertura dei confini. Dal momento che più cresce la possibilità di nuovi arrivi, più aumenta la percentuale del numero dei morti, è quanto mai urgente bloccare le partenze. In vista della stagione estiva e delle condizioni meteo favorevoli agli sbarchi, si arriverà purtroppo ad un ulteriore aumento di partenze e di conseguenza di morti in mare. È evidente che la situazione rischia di implodere in un'emergenza sanitaria e sociale senza precedenti, soprattutto in un momento in cui il governo continua a chiedere agli italiani di mantenere comportamenti prudenti. È inaccettabile, infatti, che a fronte dei sacrifici chiesti agli italiani, tra restrizioni e limitazioni della libertà, non si fermino le partenze e quindi gli sbarchi illegali sulle nostre coste. Pertanto, chiedo in che modo si intendano gestire i flussi migratori, soprattutto in vista dell'arrivo della stagione estiva, e se non si ritenga, come noi auspichiamo da tempo, di bloccare le partenze verso le nostre coste. Grazie. La Ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, ha facoltà di rispondere. Prego. Con riferimento agli aspetti sanitari di cui mi chiedono chiarimenti, mi sia consentito di rinviare a quanto appena illustrato circa l'articolato ventaglio di misure di assistenza e sorveglianza sanitaria disposte all'arrivo dei migranti nelle strutture di accoglienza. Circa le misure volte alla prevenzione della partenza, è noto come l'Italia sia fortemente impegnata sia in ambito europeo che in sede bilaterale per sollecitare iniziative politiche efficaci e sostenibili in grado di incidere in modo sostanziale sulle dinamiche migratorie. Come più volte riferito in Parlamento, il nostro Paese ha fortemente manifestato le proprie perplessità sulle proposte europee attualmente in discussione in vista del nuovo patto migrazione e asilo. Il punto nodale rappresentato dal giusto bilanciamento, lungi ancora dall'essere raggiunto, colleghi, per favore, tra i principi e gli strumenti della responsabilità e quelli della solidarietà. Sono state comunque più volte avviate interlocuzioni anche con l'appoggio e il coinvolgimento dei competenti commissari europei con i paesi del Nord Africa da cui provengono i flussi migratori che interessano il Mediterraneo centrale. Mi riferisco alle visite effettuate in Libia, Tunisia, Algeria e più di recente in Marocco. In tale occasione è stata svolta un'importante opera di sensibilizzazione nei confronti delle massime autorità di governo di quei paesi affinché venga anche da parte loro svolta un'azione di contenimento delle partenze, incoraggiando al riguardo al contrario la migrazione regolare, nonché l'arrivo attraverso corridoi umanitari di migranti vulnerabili. Anche recentemente i colloqui con le autorità tunisine hanno consentito di delineare forme di collaborazione più incisiva, ricomprendendo anche lo scambio informativo diretto e dedicato con gli organismi di quel paese deputati al contrasto dell'immigrazione clandestina per l'allertamento precoce delle partenze. Tuttavia è evidente come gli ultimi accadimenti che hanno interessato la Tunisia e la grave crisi politica che sta attraversando quel paese dimostrano l'estrema fragilità degli assetti istituzionali nordafricani e quindi l'oggettiva difficoltà di porre a regime misure efficaci di contenimento che possono essere perseguite solo con il consenso politico e la piena collaborazione tecnica di quei contesti. Assicuro che nonostante l'attuale scenario sto mantenendo diretti contatti con le autorità tunisine per l'attività di prevenzione e contrasto dei flussi migratori irregolari.